Allora, se noi analizziamo la letteratura, abbiamo circa dati che assommano a 2000 pazienti, pazienti affetti da epatopatie di varia natura, anche qui metabolica, tossica e infiammatoria. E i dati ci dicono in modo incontrovertibile che la curcuma è sicura ed è anche efficace. Non sono segnalati effetti di tossicità, anche la tollerabilità è buona. Abbiamo degli effetti indesiderati lievi, per lo più di natura gastrointestinale, però sono transitori e non impongono la sospensione della terapia. I dati riguardano anche la efficacia della curcuma e in questo senso abbiamo dei parametri che ci dicono che la curcuma fa bene al fegato, nel senso di migliorare gli enzimi epatici e anche gli indici di accumulo di grasso nel fegato. Quindi, i dati rigorosi di letteratura ci spingono a pensare che la curcumina sia non solo sicura ma anche efficace in chi soffre di malattie di fegato.